stanno arrivando le sentenze definitive del TAR sulla chiusura degli uffici postali da parte di Poste in molti comuni della Toscana. 13 di queste sono arrivate la scorsa settimana e sono tutte favorevoli ai comuni che avevano presentato ricorso. Soddisfatto il presidente di Uncem Toscana Oreste Giurlani, che parla di grande vittoria. Le Poste, pur avendo messo in campo fior fior di avvocati e avendo sostenuto l'accordo col governo e con il riconoscimento e il placet di Agicom, sta su questa vicenda perdendo, perché alla fine non ha rispettato il confronto coi sindaci, non ha rispettato la concertazione e nel loro piano non garantisce il servizio universale. Quindi è una bella vittoria per noi e per i sindaci. Però ora si apre la fase 2, appena finiranno tutte le sentenze, ce n'è ancora una quindicina in attesa ora entro maggio, alla fine dovremmo aprire, spero che da questo punto il governo ci aiuti, aprire un tavolo vero con Poste per capire cosa veramente succederà agli uffici e quali azioni possono essere fatte in maniera comune per arricchire gli uffici di multifunzionalità perché rimangano e quindi invertire la tendenza, cioè portare servizi sul territorio invece del territorio.